C'è anche l'ufficialità. Antonio Balzano torna a indossare la divisa del Pescara. Sembrava un'ipotesi tramontata, ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione che è risultata decisiva. Già ieri l'accordo era stato trovato, oggi la formalizzazione. Balzano lascia il Cagliari e si lega di nuovo al Pescara a titolo definitivo con un triennale. Il difensore di Bitonto ha salutato oggi a mezzo social il Cagliari e la tifoseria isolana, dicendo che questo non è un addio perché la Sardegna è come una seconda casa dove poter tornare appena possibile. La Chiosa ora si torna a combattere dove tutto ha avuto inizio. Balzano ha trascorso infatti 3 anni a Pescara, dove ha vinto un campionato con Zeman, ha vissuto una retrocessione dalla A alla B e nella stagione 2013-2014 ha anche indossato la fascia di capitano. L'arrivo di Balzano lascia sempre in stand-by l'operazione Petar Golubovic. Il terzino in uscita dalla Roma arriverebbe in biancazzurro solo in caso di partenza di Francesco Zampano. Sul difensore ci sono Chievo e Benevento. I sanniti si sono inseriti negli ultimi giorni. Resta da capire quanto sia forte l'interesse sul terzino, per il quale il Pescara chiede non meno di 2 milioni di euro più bonus. Difficile vada in porto la cessione a poche ore dalla chiusura della sessione estiva. Domani alle 23 lo stop. Sempre in difesa praticamente certa la permanenza di Cesare Bovo. L'ultima giornata sarà decisiva per Michele Fornasier, su cui ci sono Carpi e Ascoli, anche se gli emiliani hanno puntellato la difesa con Brosco. Non dovesse partire, difficile che il Pescara possa portare l'affondo decisivo per il 99 di proprietà dell'Inter Zinho van Oijsden. Sul giovane belga si sta infatti ora muovendo la Sampdoria. A centrocampo resta da vedere la posizione di Brugman, che piace ad un paio di squadre belghe. Selasi interessa al Parma. In entrata è stato proposto Mattia Vitale. Sull'ex lancianese di proprietà della Juventus e in uscita dal prestito al Venezia si è però ora fiondata la SPAL. Novità anche nel Perugia, prossimo avversario del Delfino. È stato presentato il neoacquisto Filippo Falco, trequartista di proprietà del Bologna, arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Ho scelto Perugia per il prestigio della piazza, per la storia che ha. Ne hanno tutti parlato benissimo di Perugia, poi conoscevo già la società, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, che è una piazza importantissima. La squadra gioca con il 4-3-1-2, dove dovrei fare il trequartista tra il centrocampo e l'attacco, però ancora non mi ha dato delle disposizioni tattiche precise. Sì, è il mio ruolo quello, sì. Hai precedenti con il Pescara, che è la prossima avversaria del Perugia? Pescara, diciamo, è stata la mia prima partita in Serie B. Com'era andata? È andata bene, ho giocato gli ultimi 20 minuti, è andata bene. Poi, diciamo, li ho ritrovati a Castellammare a gennaio, è stata la prima partita anche da titolare in Serie B.